Cantieri riaperti a Lanciano dopo circa un mese e mezzo di chiusura dovuta ai decreti di contrasto al contagio da coronavirus. Gli uffici del settore lavori pubblici hanno riorganizzato i piani di sicurezza dei cantieri, modificati i protocolli a seguito dell'emergenza sanitaria. Il vice sindaco Giacinto Verna punta sul parco valente, che avrà tempi più lunghi, dice, di qualche mese. Si pensava, prima del coronavirus, ad una riconsegna dell'opera in tempo per le feste di settembre. Io fino a due mesi fa ho sempre sostenuto che la sfida e lo sforzo di questa amministrazione comunale sarebbe stata quella di fare in modo che il parco potesse essere pronto proprio per le feste di settembre. Oggi purtroppo mi vedo costretto a spostare il tiro un po' più in là. Io spero si possa mantenere questo impegno con la città. Però oggettivamente, con i piedi per terra, non possiamo pretendere il non rispetto della sicurezza. E quindi, come dicevo, sicuramente ci saranno dei tempi più lunghi per la conclusione dei lavori del Parco Valente. Questo non significherà aspettare un anno, significherà però almeno avere un paio di mesi di ritardo, quindi non finiremo probabilmente per la fine del mese di agosto, ma io penso che per ottobre-novembre anche questa opera pubblica verrà terminata. Altri lavori importanti riguardano la messa in sicurezza delle scuole. Un'altra priorità di questa amministrazione è quella della edilizia scolastica e quindi dicevo stiamo mettendo a punto gli ultimi piani sicurezza per le scuole e quindi partiranno anche i lavori di adeguamento sismico presso la scuola primaria di Olmo di Riccio e il miglioramento sismico presso la scuola dell'infanzia D'Amico nel quartiere Santa Rita.